Bella a tutti ragazzi, qui Matix che parla e benvenuti in questo nuovissimo video. Innanzitutto scusatemi per il casino che c'è on my desk, ma non ho tanto spazio per spostare le varie cose. Premetto anche che questo video sarà molto molto breve perché sono tanto di fretta e cioè per un prodotto piccolo credo che sarebbe meglio fare un video un po' più corto. Prodotto. Parlo di PAM. Questo qui è, anzi non ve lo spoilerò, però vi dico che ha a che fare con dei video che porterò molto probabilmente sul canale. E sto parlando di video di pesca. Naturalmente l'ho già aperto per vedere se era quello, perché c'è stato un attimo di casino nella consegna di questo prodotto, appunto perché proveniente dall'estero è stato un casino, quindi boh. Comunque se lo si tira fuori si ottiene, si trova questo qua. Adesso vi tolgo il codice a barre e potrete capire che baffon brutto. Vabbè, si vede già qui. Cos'è questo? Questo qua è un allarme per i pesci. L'ho comprato appunto perché farò dei video di pesca, quindi ci tenevo ad aprirlo con voi e a farvi vedere cos'è e come funziona. Apriamo la scatolina e il segnalatore si presenta, wow, si presenta così. Adesso ancora nel sacchetto, ma poi lo apriremo e vi farò vedere meglio come funziona. Molto molto bello, le recensioni sono anche abbastanza positive, perché è uno strumento che in realtà funziona molto molto bene, specialmente per la pesca alla trota, storione, luccio e cose varie. Adesso prendiamo la carta e vediamo come. Allora, innanzitutto c'è questo pirulino qua, questa vite, che serve a, diciamo, a mettere, a collegarlo, ad avvitarlo, ecco, insieme al treppiede che tutti i pescatori dovrebbero avere. Adesso non ce l'ho portata di mano, però ci dovrebbe essere una, come chiamarla, una specie di presa che se voi lo avvitate dovrebbe entrare e dovrebbe rimanervi fisso sul treppiede così. Adesso lo accendiamo. Non so, ah, ma vabbè, aspetta, forse mancano le pile. Mi sa che mancano le pile. Infatti, mancano le pile. E non so, boh, credo che appena riuscirò a comprarle vi farò vedere. Però adesso innanzitutto, allora, come vedete ci sono quattro pulsanti on off, che sarà appunto per accendere e spegnere, sensitivity, che non so cosa significhi, non lo so, perché qua sulla scatola magari non c'è scritto, no, non c'è scritto, vabbè. Il volume, che appunto è la regolazione del volume, e il tone, che credo che sia la sensibilità di questo strumento. Come potete vedere, ah, forse ho capito cos'è il sensitivity. Vabbè, comunque, come potete vedere, qua ci sono anche delle, diciamo, delle lucine. Questi sono i segnalatori visivi, mentre quando si metterà a far rumore sarà appunto, darà origine appunto a un segnalatore acustico. Qui, come vedete, c'è una specie di conca che è dove si metterà il filo. E quando questo tirerà, quando ci sarà la torta che ha boccato, che tirerà, il filo credo che azionerà uno di questi cosi qui dentro, che metterà rumore e azionerà questi cosi qui. Adesso vado a comprare le pile e poi penso che ve lo farò vedere. Ok ragazzi, eccomi qui, scusatemi il cambio di location, ma è stato un casino in camera mia che
Vabbè, lasciamo stare. Comunque ne ho anche approfittato per questo, che sono andato a prendere le pile, che come vedete sono piccole. Sono passato anche a prendere 5 cucchiaini e dei boils per la pesca scorione. Dovrebbe essere al gusto tropicale, tipo. Allora, adesso vi farò vedere come funziona. Prima magari metto le pile, poi così capite come funziona. Allora, positivo e negativo. Ok, e qui al contrario. Perfetto. Allora, adesso calmati, zio. Allora, vabbè, comunque, ho messo le pile e si sono accese queste. Non capisco neanche io come funziona. Boia fa. Calmati, sì, calmati. Ok. Calmati. Allora, dunque, sto provando un po' a capire come si usa. Perché c'è pure le pile, l'ho messa. Cioè, funzionava tutto prima. Adesso in teoria. Cioè, parti adesso e poi non. E poi ti spegni. Ah E no. già, quando metti a canna, quando si invece si può suonare, per quello ti Ma. fa. Vabbè, aspetta. Facciamo una cosa. Allora. Preso qua la mia canna. Non ve la faccio vedere perché è tanto grande e non ci sta. Prendo un pezzo di filo, questo la tengo in mezzo alle gambe, non pensate male, la tengo in mezzo alle gambe e vediamo un po' se assorbe. Allora, intanto qua già non fa niente, non capisco come possa essere. Le pile sono già calde, quindi vuol dire che. Sono già bollenti le pile. Allora, le ho rimesse. Adesso proviamo. Metto il filo qui in mezzo. E suona per una volta, ma poi si spegne, come vedete. Si spegne sia il sensore visivo sia quello dell'audio. Quindi, boh, non so. Vedremo come sarà poi all'opera. Quindi, per questo video è tutto. Ci vediamo poi alla prossima. Goodbye.